Carissimi amici, buongiorno. Oggi è martedì santo, 7 aprile, e la Chiesa ci fa ascoltare nella lettura della messa del giorno l'annuncio del tradimento di Giuda nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: Quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: Compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Il Vangelo continua, ma io mi fermo qui. E vi voglio far notare come la dolcezza, la bellezza del Vangelo di ieri, del clima della Settimana Santa che si era introdotto con l'unzione dei piedi di Gesù a Betania, nella casa di Marta e Maria e di Lazzaro, viene un po' sconvolto da questo annuncio: uno di voi mi tradirà. Che, ricordate, viene in qualche modo dipinto, messo col colore, sul muro, da Leonardo da Vinci nel cenacolo del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. L'anno scorso di questi tempi avevamo scelto quest'immagine come sfondo per il repositorio. E qui i discepoli in qualche modo rendono, attraverso il movimento che c'è nella composizione, questo annuncio deflagrante: uno di voi mi tradirà. E nel cuore degli amici di Gesù comincia a nascere e a svilupparsi l'agitazione. Sono forse io? Sono forse io? Chi è? Il Signore ci conceda di tenere, di convivere con i nostri tradimenti, perché c'è un Giuda anche dentro ciascuno di noi, di convivere con le nostre fragilità, con le nostre paure. Perché forse chi ha tradito l'ha fatto per paura, l'ha fatto perché temeva qualcosa o perché non aveva capito l'importanza dell'amore. Il Signore ci conceda, ripeto, di vivere con questa fragilità che è in noi, con queste debolezze che sono rappresentate qui dalla figura di Giuda e dai suoi soldi, dal suo denaro che stringe nelle mani. Ci conceda soprattutto di capire che non c'è un prezzo, non c'è qualcosa che possiamo pagare per comprare l'amore, per comprare la carità, e che l'unico prezzo per comprare la carità non ha prezzo, non c'è prezzo, come ci ricordava Don Tonino Bello. Oggi è 7 aprile, vi ricordavo, un anno fa benedicevamo le porte ed era la quinta domenica di Quaresima. Ricordiamole queste cose, non dimentichiamo dove stiamo, dove viviamo e che questo tempo così oscuro non sconvolga, anche non capovolga anche le nostre priorità, i nostri ricordi, le nostre relazioni. Vi auguro buona giornata, a presto.